Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Ebbene sì, sono in procinto di sostituire i miei vecchi copertoni e mettere le Pirelli Scorpion. Ho cambiato anche la misura totale del copertone. Allora, voglio fare iniziare un po', se chi mi segue sapete che io ho iniziato con dei copertoni, poi mi piace cambiare spesso per sentire le dinamiche, le situazioni di quello che un copertone mi può lasciare, quello che mi piace più a me. Ovviamente, come dire, una mia preferenza, un mio risultato per chi mi segue può valere tutto e non può valere nulla, perché magari a me mi dà un copertone, mi dà una sensazione, a un'altra persona dà un'altra sensazione. Perciò, diciamo, dico sempre che i copertoni poi alla fine sono come il profumo, il profumo è personale, il copertone è nella stessa maniera. Poi ovviamente poi ci può essere un copertone che può avere più grip e meno grip di un altro, quello è più che personale, può essere più un dato di fatto. Allora voglio iniziare da quando sono partito con Vittoria adesso a Schalbe, che c'è ancora sotto le Nobidic, tutti 29 per 2,40. Vittoria, se andate a vedere i video passati, ho avuto le martello, ho avuto le mazza, sono copertoni che non mi sono assolutamente piaciuti, sono copertoni troppo rigidi, molto rigidi, secchi, scivolano su ogni tracciato, scivolano sulle pietre. È un copertone che, ahimè, io ho totalmente bocciato per quello che è la mia modestissima esperienza e parere. Io non mi ci sono trovato veramente bene. E poi mi metto seduto perché mi si è infiammato pure il nervo sciatico. Poi ho provato le Maxis. Le Maxis mi sono trovato molto bene, anche se ho trovato dei piccoli difetti. Qual è il difetto della Maxis? Che sono molto morbide, molto molto morbide. Oltre ad avere una carcassa morbida, hanno i tasselli, a mio avviso, e sempre da mio modesto parere, e soprattutto da come io vedo la concezione del mio tipo di guida. Pertanto, la Maxis è un copertone che mi è piaciuto, ma non ha un'aderenza che per me spacca. Ossia ha un'aderenza sì buona, ma quando si va a piegare molto, soprattutto sul brecciolino o sul sassoso, tende molto a spanciare. Lo spanciamento è quando la carcassa laterale del copertone tende a muoversi. Poi voglio parlare di Schalbe, che ce l'ho ancora sotto, le Nobidic, e mi sono trovato davvero molto, molto bene, molto bene. Un po' ci ho fatto un po', avete visto, io pedalo molto su misto, faccio discese, mi piacciono fare rocce, mi piace fare i sassi, il terreno, insomma, faccio un po' di enduro, mi piace un po' fare tutto. Con le Schalbe mi sono trovato bene, devo dire, mi sono trovato veramente molto bene. Un'ottima aderenza, anche su quello che può essere il fango si comporta molto bene, su pietre e rocce anche bagnate si comporta bene. Se devo trovare un difetto, forse nel consumarsi la sua rigidità, con il tempo va a far perdere l'aderenza, soprattutto su terreni insidiosi. Questo è quello che mi ha dato a me l'impressione, è sempre una mia impressione. Però se tra Vittoria, Maxis e Schalbe dovrei rimettere un copertone, rimettere tutta la vita assolutamente a Schalbe. Pirelli, quello che adesso ho, a vederle così ad occhio, a me non mi sono mai piaciute. Sia ben chiaro. Poi c'ho un paio d'amici che uno fa le gare e sta qui nel Lazio, in ciociaria, si chiama Marco,
e un altro è proprio un professionista e sta nel Veneto, non posso dire il nome, e mi ha detto, entrambi mi hanno detto, Angelo, prova, aspettate, le Scorpion con le Hardwall Enduro con la serie M. Aspettate. Quando si parla dei copertoni, la cosa deve essere tutto molto ben preciso. Senza che stoppo. Loro. Gli MT Enduro M. A me non mi sono, mi hanno fatto mai impazzire perché abituato con le sciabole hanno un tassello molto pronunciato. Questo non c'hanno un tassello, ma mi hanno assicurato questi due ragazzi che a livello di scorrevolezza e di aderenza su qualsiasi terreno questo copertone è imbattibile. O devo ancora provare, ce l'ho qua, perciò è quello che mi dicono. Poi magari per loro è imbattibile, per me vale la vera. E comunque lo monterò e poi il primo ci girerò un pochino per farlo consumare un po' sull'asfalto e sul terreno e poi farò un video. Il video che farò quando faccio il test, scriverò test Pirelli Scorpion Enduro calcata Enduro Monte Mario, non so dove andrò, però quello sarà un test che io dirò quello che penso di questi copertoni. Poi magari quando finiranno, perché tanto non è che io un anno e butto tutto, a me quando il copertone arriva a 1200-1500 km, a me piace avere la bici perfetta. E poi dipende quanti chilometri faccio e come li faccio, perché quando si scende, che si frena, che i copertoni non c'è un po' una vera durata infinita. Quando vedo che il tacchetto, ve l'ho spiegato su un video, il taglietto del tacchetto non si vede più, il copertone va sostituito. Poi ognuno è libero di fare come gli pare. Questo è un gran copertone. La cosa che invece ho cambiato per tutti, sia con Vittoria, sia con Maxis, sia con Sciabbe e probabilmente anche con lui, sono passato dal 29,240 al 29,260. Perché questo? Sono passato da 40 a 60 perché molto spesso vedevo che la ruota mi andava a slittare per quel pochissimo su magari tra masso e terreno, oppure su impiegata, se avessi avuto quei pochi centimetri in più, perché poi alla fine sono 2 cm per parte, 0,40-0,60. Ma se ci avessi avuto quel poco in più, sicuramente avrei potuto scendere su discese, magari con rocce o magari con dei massi un pochino più grandi, sarei potuto scendere con più tranquillità. Quello che era 2,40 invece mi ha fatto il sastretto. E questo è un dato di fatto sulla mia guida e credo non solo sulla mia guida, perché mi mancava proprio questa cosa, cioè la avvertivo che il 2,40 su alcuni terreni dove io mi trovavo mi stava stretto. Mi sarebbe servito un copertone con un pochino più di aderenza e un pochino più largo. Come le macchine poi alla fine. Scusate, ogni volta guardo lì perché magari qualche cliente mi aspetta che finisco di registrare. E come le macchine poi alla fine. Magari c'è un copertone così, serve un pochino più grande e senti la differenza poi tra il battistrada e non battistrada. Perciò questa volta l'ho voluto prendere. E niente, ci vedremo quando sarà al test di quello che posso pensare io nel mio piccolo e vi dirò come mi trovo. Poi, come dire, oltre al fatto che a me piace testare, provare e cambiare, più di questo, no, un altro, sicuramente un altro calcolo che mi sono fatto. È che si sta parlando di una marca che non c'ha bisogno né di conoscenza, di sapere com'è, come non è, non c'è bisogno di sponsor, non c'è bisogno di nessuno, perché insomma, stiamo a parlare di Pirelli,
nel mondo automobilistico, nel mondo delle moto. Pirelli sta nei campionati del mondo, fa ruote per, insomma, questi insomma sapranno com'è la mescola per farla tenere bene sui terreni, anche perché voglio dire, se prendiamo le moto d'enduro, una delle migliori marche, so che è proprio la Pirelli, perciò insomma. Se, come dire, se la fettuccina sta buona nel sugo di pappardelle col cinghiale, no, scusatemi, se la pappardella sta buona nel sugo di cinghiale, insomma, pure la Pirelli saprà insomma come soddisfa il grip, no? Che è stato proprio quello che più m'hanno detto, che il grip è il top. Banda a tutte le cose, quando le monterò, vedete il video scritto testa, copertoni, Scorpion Pirelli Enduro A. Al prossimo video. Ciao.